dal tavolino, voglio il massimo che c'è. Ricette raffinate, come faccio a dir di no, Dino. Mi voglio far del bene, sono cuochi favolosi, con ricette elaborate, sono buone esagerate. L'occhio mi vita, l'ho fatto matizza, la gola mi tira. Quello che vedete inquadrato è il piatto protagonista della puntata odierna delle grandi ricette di RTV 38. Ma che cos'è? È una cosa molto particolare perché è una crostata. Può sembrare una cassetta di frutta, ma si mangia tutto. Una crostata particolare, artigianale, artistica, che ha realizzato il nostro Gabriele Cini. Ma che hai fatto? Ho preso un dolce della tradizione e mi ci sono un po' divertito anche per dimostrare la capacità della pasta frolla di essere usata a nostro piacimento anche in diverse forme. Ecco, e quindi una pasta frolla che prende una vita tutta sua è veramente una cosa unica. Ma attenzione, perché il nostro pasticcere ci svelerà anche un segreto, ed è un segreto importantissimo. La pasta frolla, quando la mangiate, a volte la trovate dura, legnosa, altre volte invece è morbida, friabile, gustosissima. Come fare per renderla così? Lui ci spiegherà il segreto. Non lo dire ora, lo dirai alla console, al banco, qui alla Badiola a Lucca, e dove abbiamo il nostro grande, unico, incredibile uomo casalingo Fiorenzo Bresciani, che ci porta gli ingredienti per questa torta, che non è una torta, per questa crostata, per questo dolce che sarà veramente unico. Quali sono gli ingredienti? Allora, per la pasta frolla, il burro, lo zucchero a velo, l'uovo o il tuorlo d'uovo, la farina. Eccoli qua. Eccoli qua, molto semplicemente. Poi le uova. E poi le uova serviranno anche per fare la crema, noi la faremo con la crema e la frutta. Ovviamente. Benissimo. Allora, il nostro casalingo con cosa si cimenterà questa sera? Ah, la macchia di resina. E tu perdi, no, vince la resina. No, vince la resina, te lo dico io. Scommesse accettate, perché la resina non mandava via neanche dalle mani a me. No, avete pazienza. Vai, allora vai nel tuo angolo. Cominciamo, allora. Io voglio sapere subito da te il segreto della pasta frolla. Come fare per rendere la pasta frolla friabile, morbida? Vai! Allora, sfatiamo un mito. Perché io faccio la fontanella e con la farina ci metto l'uovo, ci metto il burro, poi invece no. No. Come si fa? Si mette prima lo zucchero a velo con il burro. Facciamolo vedere bene. Lì, allora, fermo lì, non tocca a niente. 125 grammi di zucchero a velo. Sì, vai. 250 grammi di burro e si impastano da sé, cioè non si mettono il resto degli ingredienti, si mettono o in una macchinetta come questa. Quindi niente più fontanellina con dentro il burro e le uova, ma cosa facciamo? Ecco, facciamo un impastino all'inizio soltanto di burro e zucchero. Burro e zucchero. La rivoluzione della pasta frolla. Eccola lì la macchia di resina, ma questa volta non vinci, vedremo. Qui si impasta. Poi mettiamo... Modo rivoluzionario di fare la pasta frolla. Romina, che ne pensi? È strano questo, eh? Molto strano. Ma l'avevi mai visto? No, questo è un bel segreto. Romina, oggi lo famo strano. Ecco, va bene. Lo famo strano. Una volta che si vede che burro e zucchero sono ben amalgamati, ci vorrà qualche minuto, noi inseriremo il tuorlo d'uovo e basta. La farina la lasciamo da ultima perché la frolla viene dura quando noi impastiamo troppo la farina con il resto degli ingredienti. Ecco perché è importante mettere la farina dopo che si è creato un composto omogeneo. Quindi, rivoluzione nella pasta frolla, niente più fontanella, ma
prima si fa sciogliere il burro con lo zucchero. Fin quando non viene molto omogeneo. Se non abbiamo una planetaria così... Si fa tranquillamente in un'insalatiera. Si sbatte. Tranquillamente, molto, molto semplice. Allora, posso toglio? No, perché adesso... Si mette il tuorlo d'uovo. Solo il tuorlo perché gli dà un'ulteriore friabilità. Perché se ci mettete anche la parte chiara... Lega diventa legnoso. Esatto. Quindi solo il rosso e la farina per ultimo, vedete? Una farina debole. Noi usiamo quella di grani antichi macinata a pietra, di grano Verna, ed è una farina debole. Una farina debole vuol dire che non ha tanto glutine e per questo i biscotti e la pasta frolla verranno molto più friabili anche a parità di ricetta e di dosaggio. Ecco perché quella che vi stiamo facendo vedere adesso in maniera veramente rivoluzionaria è la pasta frolla, la base per fare dei biscotti, ci potete poi aggiungere del cioccolato, la base per fare un'infinità di torte. Esatto. Ecco, siamo pronti? Siamo pronti, vedete? Oh. Si è creata una cremina abbastanza omogenea, vedete? La cremina omogenea. Ora si può togliere da qui? No, ancora più facile. Ancora più facile, va. Perché si mette anche la farina. Si mette la farina, non riesco a capire se... E la impasteremo il meno possibile. Se si impalla con questo, no? Perché lo sai cosa ci ha scritto, Vittorio Gassman sulla tomba? Mai stato impallato, quindi noi non vogliamo impallare l'inquadratura, ci mancherebbe. Allora adesso si mescola piano piano la farina, come vedete gli ingredienti fino ad ora io li ho mescolati anche piuttosto velocemente, in realtà adesso quando si mette la farina noi la impastiamo più delicatamente proprio perché non vogliamo sciogliere tutti i componenti indurenti che la farina ha. Appena l'impasto è legato insieme noi lo possiamo anche togliere, cioè non è un impasto come quello della pizza o del pane che deve girare una decina di minuti anche di più. Questi sono impasti che una volta che noi li abbiamo fatti legare con tutti gli ingredienti sono già pronti. Togliamo. Ecco, come vedete, grazie alle farine buone che usiamo, la pasta frolla è già di un'ottima consistenza. Adesso la mettiamo in frigorifero a riposare in modo tale che col freddo diventa ulteriormente lavorabile. Qui, vedete, la pasta frolla è meno si lavora meglio è, e questa sarà morbida, friabile, perfetta. Allora via, frigorifero. Poi che succede? E chiaramente noi non è che la teniamo, quanto ci deve stare in frigorifero? Una mezz'oretta basterà. Ecco, allora prendiamo quella che avevamo già messo prima in frigorifero, mentre lui fa questa operazione io vado dal casalingo. Eccoci qua, è la resa dei conti. Allora, intanto la resina, allora, che cosa la mandi via? Per prima cosa bisogna andare a grattare con un cucchiaino quella in eccedenza, toglierla il più possibile. Una volta tolta andiamo a prendere la trementina, che è un'essenza naturale del pino, non è chimica questa. La trementina. E andiamo a, non a graffiare, ma a picchiettare così la resina piano piano. Naturalmente poi va lavata in lavatrice, questo si sa. E quindi picchietti. Allora, mentre te picchietti, io e la Gabriele adesso ci stende la frolla. La frolla è stata in frigorifero una mezz'oretta, 40 minuti. Tra l'altro se ne può fare anche tanto e congelarla? È meglio conservarla in frigorifero, però si può anche congelare. Bene, allora adesso deve prendere una forma che abbiamo visto, importante, perché qui stiamo facendo una crostata, ma non una crostata qualsiasi, è la crostata delle grandi ricette di RTV 38, tutta particolare, speciale. Si stende la pasta frolla e gli si dà poi la forma che si vuole, no? Esatto, una volta che noi abbiamo steso la pasta frolla si possono usare due guide come queste in modo tale che... Questo altro trucco del pasticcere, qui noi non lesiniamo trucchi, ve le diciamo tutti. Sì. Eccola. Ecco, dopo che abbiamo steso questa pasta frolla, noi la facciamo a striscioline, facciamo la base, gli diamo la forma che vogliamo. Che vogliamo, e la dobbiamo mettere in forno per quanto tempo? Allora, a seconda della grandezza, normalmente in 15 minuti a 180 gradi
i biscotti o comunque i pezzetti di pasta frolla, i fondi di torta della nonna dovrebbero essere già cotti. Ecco, quindi questa è la base per fare i biscotti e tante altre cose. Adesso però noi la tagliamo a striscioline, ci sarà una base e la mettiamo in forno. Va, tagliamo. Si possono usare le stesse guide per farle tutte uguali, pari, precise, si fanno due lati uguali che potrebbero essere i lati della nostra cassettina e li stendiamo già nella teglia. Il fondo viene fatto realizzando un rettangolo a seconda della grandezza. Allora, quindi realizziamolo e mettiamo tutto a, a cuocere. Ecco, va bene. Quindi poi mettiamo la base. Sì, la base è questa. La base è questa della cassetta. Ecco fatto. E mettiamo a cuocere. Perché adesso, mentre lui fa questo lavoro di mettere a cuocere e magicamente è passata la cottura, insomma l'abbiamo già cotta, perché è giusto così, io vado dal casalingo e tu porti la pasta frolla già cotta, perché poi andremo a realizzare questa cassettina di frutta, ma è un dolce grande qui per le grandi ricette. C'è un odore incredibile, particolare. Puzzicchia questa qui. Puzzicchia, cioè, no, ma odore, non è nemmeno... odore di pino. Infatti non è così sgradevole. Vediamo un po'. Sta andando via piano piano. Però lì, fermati Simone, non guarda, vedi lì, voglio fare il pignolo. Qui Fiorenzo non va via. Non va via, come mai non va via? Struscia di più. È arrivato? È arrivata la nostra pasta frolla che ha cotto per un quarto d'ora, 20 minuti. Dove l'abbiamo? Già invasoiata. Oh, eccola qua. E attenzione perché adesso si compone questa grande, unica, incredibile, esclusiva crostata di frutta preparata qui alle grandi ricette di RTV 38. Vi ricordo che siamo qui dal lunedì al venerdì alle ore 20 e ogni sera c'è un cuoco diverso. Stasera è la serata dedicata ai golosi e alle golose all'ascolto e stiamo facendo una crostata, ma vi abbiamo dato una dritta fondamentale per la pasta frolla. Provatela a fare come l'ha fatta Gabriele Scini e poi ci ringrazierete perché è tutta un'altra frolla, è morbida, friabile, veramente meravigliosa, potrei dire paradisiaca, lo posso dire? Diciamolo. Lo posso dire paradisiaco? Non è peccato, no? Paradisiaco. Allora, anche qui Romina però volendo, sempre moscato. Mettere il moscato o anche qualche passito particolare, magari, potrebbe anche andare, poco impegnativo. Quindi un passito, te intanto lavora, che io parlo con la Romina, ma te lavora. Va bene. Dicevo, Romina, è un passito non impegnativo, che intendi? Un passito di pantelleria, giochiamo in casa, ecco, io... Sì, questi vini metterei. Francesi, insomma, no? Un po' troppo... Che ti manca? Si prepara per la crema. Si prepara la crema. Va bene, allora, questa è stata cotta e ce l'abbiamo. Adesso prepariamo la crema. La crema è semplice, la prima cosa è detto, no? Dov'è la crema? Allora, la crema è qua. Ah, ecco la crema. Allora, qui abbiamo fatto latte, bacca di vaniglia e un pizzico di buccia di limone. Va messa intera, non va tritata. È solo la parte più gialla, che allora dà veramente l'aroma giusto. Si mette a scaldare il latte. Eccolo qua, arriva il mio fornellino, io mi diverto, attenzione, ta 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 ta, e magia, voilà, nous avons il fuoco. E nel frattempo poi... noi mettiamo 4 tuorli d'uovo, eccoli qua, in 100 g di zucchero, 50 g di zucchero lo abbiamo già messo lì dentro, perché tutto lo zucchero nell'uovo, l'impastino che sto facendo verrebbe troppo sodo, invece con questo sistema metà zucchero nel latte e l'altra parte dello zucchero nel tuorlo si riesce a lavorare molto bene. A questo punto mettiamo poi la farina che intendiamo usare per addensarla. Facciamo. La può fare con la maizena, qualcuno metà e metà. Facciamo, perché qui il tempo scorre alle grandi ricette di RTV 38. Vado con passo felpato nella postazione del nostro grande Fiorenzo, che ancora una volta è riuscito a sconfiggere lo sporco, perché lui è il mago del pulito. Guardate, fermo,
si deve sempre mettere in lavatrice, pensate, certo, un po', certo. Ma è venuto perfetto, ha vinto anche la resina, a me non mi andava via nemmeno dalle mani, bravo Fiorenzo, bravo. Intanto qui va la nostra, il nostro impasto, la nostra crema, eh? Esatto, appena bolle il latte uniamo il tutto e metteremo il fornello al minimo. Bene, mentre lui va, Romina, mi sei piaciuta su questa cosa del passito italiano, no? Perché molti si riempiono la bocca col Sauter, con i vini francesi, ma noi non siamo mica da meno. Eh no, infatti, io privilegio molto i nostri prodotti italiani, dal vino come dalle nostre ricette, perché secondo me è importante mantenere tutte le nostre tradizioni, tutti i nostri più prodotti buonissimi rispetto ad altri luoghi. Ecco, ecco, e poi è importante la vinificazione, no, dei passiti. Sento dire sui cannicci, come avviene, visto che te sei sommelier, quindi queste cose ce le puoi dire? Allora, vengono fatti, sì, sui cannicci viene fatta una vendemmia piuttosto tardiva, dove poi vengono messi ad essiccare sui cannicci, il grado zuccherino pronto, giusto, viene fatta la vinificazione. Bene, ci siamo qui con la crema? Appena stacca il bollore, sì, ci siamo. Ecco, ci siamo. Si abbassa un pochino. E questo, sai, ragazzi, il mio fornellino, tassa, alza, si abbassa, mica. E adesso? Si unisce il tutto velocemente. Uniamo, velocemente, è importante qui la dinamicità nel fare la crema. Eccoci. Suggerisco di utilizzare sempre una frusta a mano per unire il tutto. No, no, aspetta, ci dà a fare questo. E un leccapentole che io ho tenuto... Anche se non ce lo mettiamo proprio tutto, ecco, perché... Col pollice. Impalli, non bisogna impallare la telecamera. Sì, il grande Vittorio ha scritto sulla tomba, mai stato impallato, una cosa bellissima questa. Allora, andiamo... Appena stacca il bollore, allora io, mentre va, torno da Romina, perché qui alla Badiola ci sono tante cerimonie, matrimoni, convention, eccetera, e tutte le storie vanno a finire in torte. Quali sono le torte più gettonate? Allora, le torte più gettonate, diciamo, il millefoglie, però in certi periodi dell'anno, come l'estate, la crostata di frutta va per la maggiore. Di diverse forme, di diverse figure, di diverse anche decorazioni, però devo essere sincera, una forma del genere, una caratteristica così, sembra di mangiare un altro tipo di dolce. Oh, perché qui facciamo una torta unica, cioè la mettiamo in una cassettina che sembra di frutta, ma frutta non è, è pasta frolla e quindi si mangia tutto. Se ce la facciamo a farla... La crema è pronta. La crema è pronta. Allora... Si può togliere il fornellino. Si toglie il fornellino, io vado, nonostante la sciatica, io vado col fornellino, lo mettiamo qui. Aspetta, mi metto anche il grembiule, già che ci siamo, così non mi macchio, perché il casalingo, voi pensate, ma io glielo ho detto, mi viene a stirare due camicie, le cose... Non mica tanta voglia, ma uno di questi giorni andiamo da lui e lo costringerò a fare dei lavori forzati. Ne vedremo delle belle, eh? Perché ora qui la macchiettina, la cosa, ma quando poi verrò a casa o verrai a casa mia e ti dirò pulisci lì, pulisci là. Docente di stirologia, Non dimenticare. Docente di stirologia, faremo dei bei corsi. Allora ci siamo. Che succede adesso? Sono curioso. Allora, adesso facciamo una sbattutina della nostra crema, che una volta raffreddata tende a gelificare un po', gli si ridà un po' di cremosità in maniera da poterlo utilizzare. Facciamo in 6 minuti a fare anche in 5. Sì. Anche in 5, bene. Sì. Io ci bevo un bicchiere d'acqua, con 2 litri al giorno d'acqua, ragazzi, non si scherza. Il 75% del nostro corpo è fatto di acqua, il 90% del cervello è acqua, e allora noi ci dobbiamo nutrire con l'acqua. Questa torna bene perché si depura, arriva già depurata, non c'è da portare della plastica. Allora? Eccoci qua. Eccoci, siamo qua. Smette. Senti, ma i pasticcelli lo mangiano dolci? Lo mangiano, sì, se gli piace perché sanno di averlo fatto bene, lo mangiano per sentire come migliorarlo. Se no lo mangiano anche perché possono avere fame, a volte si accontentano di prodotti scadenti se non sanno fare i pasticceri. Ecco, dipende. Allora, però, quindi i pasticceri assaggiano più che mangiarli, esatto, dolci, li assaggiano. Sì, è una ricerca continua di Ecco, allora dopo, quando abbiamo finito questo sbattimento, che succede?
A questo punto si va a comporre proprio la torta. Vai, componiamo. Oh, è qui che anche Fiorenzo e anche Romina dice la cassettina, come verrà fuori? E viene fuori in questo modo, perché fra l'altro poi la crostata di frutta è veramente molto gettonata, eh? Anche in pasticceria, che dici? Sono fra le torte che vanno per la maggiore. Insieme a quali altre? Sempre, come diceva Romina, i millefoglie, perché i millefoglie è un ottimo dolce della tradizione, non c'è l'alcol dentro, quindi va bene anche per i bambini, insomma c'ha mille pregi. E la torta di frutta idem è buonissima perché non è ricca di grassi. A differenza del millefoglie, per esempio, noi abbiamo fatto una torta molto più povera di grassi. Un chilo di millefoglie può avere 6.000 calorie tranquillamente. Un chilo di torta di frutta ne avrà sì e no 3.500. Oh, quindi golose e golosi all'ascolto. Si può mangiare questa robina se sappiamo, no, indirizzarci in un certo modo. Con la crostata di frutta si mangia il dolce, si gode tanto, ma poi non si lievita così all'infinito. Questa esatto. È la base della nostra cassettina di frutta, cose mai viste in televisione. Gabriele Cini ci regala questa cassettina di frutta, una crostata originalissima. Eccola qua che prende forma. Si usa come se fosse gesso, no? Ci si diverte a costruirla e si mette per benino i nostri lati, così. Praticamente si fa un po' il muratore. E i lati stanno prendendo forma, eh? Vedo che qui mi fanno cenno, cioè, abbiamo 3 minuti, è bella questa lotta contro il tempo quando arriviamo al finale, no? Ce la farà lui o non ce la farà col pulito? Vieni Fiorenzo, ce l'ha fatta. Romina, questa vieni crema qui con noi. Mi sembra un po' la maionese impazzita. Bella! In realtà bella. È liscissima, solo che vieni, alcune farine gelificano maggiormente, dando questa impressione. Riuscirà il nostro eroe. In realtà mancano 2 minuti a fare la cassettina. Gliela famo o non gliela famo? Gliela famo, perché sta prendendo sempre più piede. Eccoci qua. Ci si mette anche, ecco, perché ci vogliono anche questi. Eccoci qua, nei particolari di questa crostata di frutta, fatta a forma di cassettina, è veramente originale. Bellissimo. Ti piace? Sì. Ti piace l'idea? A me piace molto. Spero che mi piace anche il mangiare. Ma certo, vedete, sembra proprio una cassettina di frutta, eh? Vero. Bellina Romina, vero. Molto scenografica. Molto scenografica. Poi questa l'abbiamo fatta in formato piccolo perché per la trasmissione, ma si potrebbe fare anche in formato grande. Certo. Quindi arriva questa cassettona di frutta. Poi la cosa più bella, sai che mi piace fare a me? Spaccarla. È bella pronta, ta. È come quando si fa sulla spiaggia i castelli di sabbia, no? Eh sì. E poi dopo uno, la cosa bella è romperli, no? Farli. Eccoci qua, io ho osato toccare una cosa, l'ho subito rotta, eh? Non tocco più nulla, Gabriele, picchiami se tocco qualcosa. Bene, eccola qua, la nostra cassettina, davvero un'idea originale, una crostata di frutta unica. Noi ringraziamo Gabriele Cini che ha confessato che è un pasticcere che mangia i dolci, mentre tanti sappiamo che non li mangiano, vero. E ha confessato, nonostante è magro, ma lui insomma fa molta attività fisica. Noi siamo sempre qui da lunedì a venerdì a questa ora per proporvi le grandi ricette di RTV 38. I cuochi, i cucinieri cambiano. Oggi era la giornata dedicata ai golosi e Gabriele Cini ci ha regalato questa straordinaria, unica, irripetibile crostata di frutta. Grazie a tutti voi, noi siamo sempre qui. Da lunedì e venerdì vi aspettiamo le grandi ricette. Ciao. Di RTV 38.